Ciao a tutti, ben ritrovati a tutti. Io sono Francesco, Odizi Zampieri, come saprete benissimo. È il mio profilo Facebook, mentre Digitale per Tutti è la pagina dove io racchiudo tutto quello che tratta il digitale, possibilmente il digitale per tutti, appunto. Quindi il più conveniente possibile, se non addirittura gratuito. Oggi finalmente andiamo a vedere questo nuovo software Lima Guide. E andiamo a vedere una delle principali caratteristiche proprio di questo software, che è la chirurgia. Oggi andiamo a vedere appunto un piccolo caso molto semplice dove andiamo a costruire la nostra DIMA e progetteremo quindi la nostra pianificazione implantare per poi appunto creare la nostra DIMA. Questa è una delle caratteristiche di Lima Guide. Nei prossimi video vedremo anche le altre opportunità che ci dà questo software. Opportunità che sono, per esempio, la possibilità di fare dei provisori sgusciati molto velocemente, la possibilità di realizzare, per esempio, modelli con i monconi sfilabili, e soprattutto poi ci sono una serie di opportunità come l'articolatore virtuale, ma soprattutto poi una serie di evoluzioni della chirurgia guidata che sono, per esempio, le famose. Al momento sono ancora abbastanza sconosciute, però stiamo sempre più prendendo piede, le dime scomponibili. Ma andiamo passo alla volta e vediamo oggi come procedere per realizzare la nostra pianificazione implantare e quindi poi la nostra. Prima di tutto abbiamo bisogno della nostra TAC o della nostra CON. Quindi andiamo su il tasto dedicato, andiamo a caricare TAC. Sarà questo tipo di visualizzazione. È una visualizzazione classica, ce l'hanno praticamente tutti i software di chirurgia guidata. Vuoi che sia il classico blasonato a pagamento, vuoi che sia quello parzialmente gratuito, uso pay to use, anche Lima Guide non fa eccezione, quindi la visualizzazione è molto simile ai, diciamo, concorrenti, se vogliamo. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Sappiamo benissimo perché per pianificare come minimo chirurgia guidata dobbiamo avere anche un file STL del paziente che replica, diciamo, nel modo più dettagliato possibile quello che è il campo orale del nostro. Ecco che quindi andremo a importare il nostro modello relativo al nostro caso. Una cosa che voglio farvi notare è che tutto quello che importiamo andrà a visualizzarsi in questo pannello. Qui saranno riassunto tutto quello che importiamo e tutto quello che faremo, ovviamente. Quindi anche la nostra la troverete riassunta e nominata in questo pannello. Una volta che abbiamo importato anche il nostro file STL, dovremo ovviamente allinearli, perché come vedete questo STL è completamente disallineato a quello che è l'attacco. Quindi andiamo su allineamento, lo dice la parola stessa, noi qui andiamo ad allineare con i classici punti i due file. Quindi andiamo a dare il primo punto e continueremo poi dandone tre o quattro punti di riferimento, non occorre darne tantissimi, non occorre andare a segnare ogni dente. Ecco che automaticamente mi ha allineato la mia TAC con il mio modello. Una volta che abbiamo allineato i nostri due file, l'operazione che rimane da fare, soprattutto ovviamente in un inferiore, è quella della tracciatura del nervo, evidenziare il percorso del nervo. Qui andremo ad attivare ovviamente il richiamo dedicato, questo tastino dedicato, e andremo a tracciarlo con matita. Questo diciamo che il diametro è modificabile e anche il colore, se noi non ci piace che venga evidenziato in rosso, possiamo tranquillamente cambiarlo con un altro colore, ma soprattutto, diciamo, quello che interessa di più, possiamo tranquillamente cambiare il diametro del nostro nervo, quindi della nostra tracciatura del canale, cambiando qui il diametro, dando l'ok e
e quindi poi procedendo a evidenziare tutto il tracciato del nervo, andando su Edit Curva e poi andando ovviamente a mettere questo arco dove sono presenti questi punti, ok, che io posso spostare. Come potete vedere, la parte, diciamo, panoramica della mia TAC comincia a far vedere la prima parte del mio canale, eccolo qui, lo comincio a vedere, e poi pian pianino vado a evidenziarmelo e a metterlo in evidenza in tutta la sua lunghezza. Ecco, una volta messo in evidenza sia una emiarcata che l'altra emiarcata, il percorso del nervo, io, come dicevo prima, vado ad attivare matita. A questo punto ho l'iconcina che mi mette in evidenza che ho attivato questa funzione, e adesso io vado a tracciare, cliccando il tasto sinistro del mouse, il mio percorso, che potrò sempre, per esempio, se io vado a tracciarlo in modo troppo veloce e non vado in modo corretto a seguire l'andamento del nervo, basterà andare su gomma e andrò a cancellarmi tutto il percorso che avevo fatto e mi metterò poi a ridisegnarlo. Ora andiamo veloci e disegniamo il tracciato in modo più coerente possibile con quello che vediamo appunto a monitor. Ora che abbiamo terminato con l'importazione dei nostri file, l'allineamento, il tracciamento del nervo, adesso andiamo a importare all'interno della nostra pianificazione gli impianti. Quindi andiamo a cliccare su questa iconcina Implant e ci si apre proprio la biblioteca di impianti. Andiamo a scegliere il nostro impianto che utilizziamo abitualmente per la chirurgia, con la sua lunghezza, la sua tipologia, qui ce ne sono di vari tipi ovviamente, e andiamo a aggiungere. Ovviamente, come vedete, anche qui l'iconcina cambia, abbiamo questo impiantino che segue l'andamento del mouse e andiamo a piazzare provvisoriamente quello che è l'impianto. Andremo a spostarlo quando noi andremo a evidenziarlo da rosso, andremo a vederlo giallo e eventualmente a inclinarlo con questo, con questa sferetta posta al di sotto appunto del nostro impianto. Come vedete, qui è già stato evidenziato, chiudiamo per un attimo, questa proiezione, se vogliamo, oppure la proiezione con l'abutment, che è sempre utile. Quindi avremo anche una certa emergenza che è sempre selezionabile all'interno della nostra biblioteca impianti. Quindi andiamo adesso a posizionare il paio di impianti e poi andremo a vedere come continuare con quello che è la pianificazione. Ecco che abbiamo installato in modo molto veloce, ovviamente, e questo è da chiarire sempre, da mettere sempre in evidenza, sono ovviamente ed esclusivamente i clinici che devono decidere, scegliere in modo adeguato la posizione implantare. Qui stiamo semplicemente simulando a livello didattico quello che è la funzione, la funzionalità e l'iter di procedura per poter realizzare una chirurgia guidata. Ma la diciamo, a chi spetta di installare, decidere, scegliere la posizione implantare più adeguata è solo ed esclusivamente il clinico. Una volta che comunque noi abbiamo in team deciso come installare i nostri impianti, andiamo a mettere in evidenza quello che è il tubo. Questi tubi, cosiddetti tubi guida, sono dove andrà a piazzarsi il cilindretto metallico per poter inserire poi di conseguenza la nostra fresa per la chirurgia, anzi la vostra fresa, parlando con i clinici ovviamente, per la chirurgia. Che cosa dobbiamo fare attenzione qui? Dobbiamo fare attenzione che questi
che questi tubicini non vadano a cocciare contro sia la gengiva e soprattutto la parte ossea. Noi qui lo possiamo vedere, viene contornato in verde e siamo ampiamente in sicurezza. Tra la parte gengivale, diciamo, la parte ossea, c'è un ampio margine di sicurezza. Non dobbiamo far sì che questo vada a cocciare o addirittura essere completamente immerso, parzialmente immerso, quello che è la gengiva o la parte ossea. E chiaramente poi questo inficia la buona, diciamo, procedura chirurgica, perché non si potrà inserire il cilindretto metallico in modo adeguato e quindi, insomma, non andrà a buon fine la nostra chirurgia. Possiamo adesso inserire all'interno di quello che è la nostra pianificazione gli elementi che dovranno essere coinvolti nella pianificazione, perché chiaramente al di sopra di questi impianti ci saranno due elementi, e quindi per avere un'idea di come siamo messi, di come sarà l'emergenza, per farci un'idea di quello che potrà essere poi la pianificazione anche protesica, quindi anche un po' protesicamente guidata, andiamo ad aggiungere dente. Si apre con questa iconcina, si apre la libreria denti, andiamo a selezionare una delle forme presenti e poi andiamo a dire gli elementi che vogliamo aggiungere e diciamo aggiungi. Ovviamente anche qui, come prima, ci sarà il numerino dell'elemento in evidenza, con un clic andiamo a posizionarlo, un altro clic e andiamo a posizionare anche l'altro elemento. Qui ovviamente ci conviene, con questa lente di ingrandimento, ampliare completamente quello che è il 3D e andare qui con queste due concine, andare a spostare tramite questi cursori, questi allineamenti, i nostri elementi finché giungeremo alla quota che desideriamo installarli. Ecco qui che avremo inserito parzialmente, diciamo, quello che sono i due nostri elementi dentali. Abbiamo visto che questo impianto sarebbe anche da posizionare in modo un pochettino più corretto per quanto riguarda la protesica, e quindi abbiamo la possibilità di spostare il nostro impianto proprio per andare a posizionarlo in quello che, secondo noi, ovviamente, è una posizione più coerente con quello che è la protesica. Non avessimo importato questi due elementi, probabilmente potevamo dare per scontato che quella posizione era corretta, e quindi saremmo andati a non effettuare un posizionamento adeguato o comunque non eccelso di quello che era la posizione implantare. Una volta che abbiamo fatto questo, cosa ci rimane da fare? Beh, chiaramente ci rimane da realizzare in tutto e per tutto, disegnare proprio la nostra dima. Andando in offset, passiamo a questo pannello, andando nuovamente nella prima voce offset, implant guide, selezioniamo il nostro modello, perché chiaramente la dima andrà realizzata sul modello, disegnata sul modello e poi realizzata sul modello, che è sicuramente il file idoneo per la sua realizzazione, proprio perché il file STL, la scansione intraorale, è quella con una qualità sicuramente più elevata, una qualità adeguata a quello che è proprio per costruire una protesi o comunque una dima ad appoggio, anche che sia dentale o mucoso. Una volta che abbiamo dato la posizione di inserzione, salviamo. A questo punto diamo next e qui selezioniamo che cosa è la nostra dima, che appoggio sfrutta la nostra dima. Ovviamente qui abbiamo un appoggio dentale, avendo un sacco di elementi andiamo sicuramente a sfruttarli per il nostro appoggio, per ancorarci a quest'ultimi, ma potrebbe essere anche che abbiamo una dima d'appoggio mucoso e dentulo, o addirittura d'appoggio osseo. C'è appunto la necessità, le volte i clinici hanno la necessità di aprire, di scoprire e poi di appoggiarsi con la dima direttamente all'osso. Non è questo il caso. Una volta che abbiamo definito la tipologia di dima, diamo un next, mettiamo in evidenza quello che sono gli impianti da
coinvolgere. E come vedete, qui adesso si è il mio puntatore a questo lazzo. Con questo lazzo, io ogni clic che do, vado a definire il contorno della mia diva. Quando sono arrivato alla fine della mia definizione, vado sul primo pallino che diventi giallo e vado a chiudere. Una volta che ho chiuso, non ho comunque diciamo finito la mia definizione, la mia area, perché posso, come avete appena visto, ridefinirla o correggerla se sono andato a coinvolgere troppo quello che è la parte, diciamo, gengivale dove andrò a fare la mia. Dove andrete a fare la vostra chirurgia, chiaramente andremo a snellirlo. Contrario, se l'avevo, diciamo, realizzata troppo con un fit troppo scarso, andremo ad allargarlo. Una volta che ho definito la mia area di interesse, vado a dare il mio next e lui, anzi, il nostro limaguide, va a realizzare la nostra diva. Ecco che abbiamo realizzato la nostra diva per la chirurgia guidata. Andiamo a nascondere con gli occhiolini un attimino gli elementi dentali e il nostro modello, anzi modello no, sì, anche il nostro modello, che così volevo farvi vedere, che lui ha già tolto tutti i sottosquadri che potevano essere presenti nel cavolare del paziente, quindi non dobbiamo preoccuparci dell'equatore, dov'è, dove non è, perché chiaramente qui andrà l'imaguide a togliere automaticamente tutto quello che sono sottosquadri. Ecco quello che vi volevo far vedere, l'importanza di definire bene la collocazione dei tubi guida. Il software necessariamente non può andare a disegnare dove c'è gengiva, dove ci sono elementi dentali, perché è un limite che gli diamo e che ovviamente l'anatomia presente nel cavorale ha. Quindi questo tubo verrà tagliato in questa piccola parte, vediamo togliendolo, ecco qua, e quindi noi dobbiamo tenere presente che il tubicino probabilmente sborderà. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rifinire il tubicino oppure dobbiamo sicuramente qui, anzi, sicuramente il clinico andrà a togliere il tubicino, parte del tubicino, oppure si va a creare il lembo, si va a creare lo spazio necessario. Questo è un modo molto evidente del perché noi dobbiamo fare attenzione a non affondare e non andare a intersecare questi tubi dove sono presenti dei tessuti, perché chiaramente poi non avremo lo spazio sufficiente per inserire i nostri cilindretti metallici. I cilindretti metallici, che sono quei cilindretti dove, dicevamo, scorre la fresa della nostra chirurgia. Ecco, questo è tutto per il momento. Abbiamo realizzato in modo semplice e veloce una chirurgia di un paio di elementi ad appoggio dentale. È chiaro che una guida ha una potenzialità molto più grande, potenzialità che si affronta ovviamente in corsi specifici. Siamo esclusivisti, digitale per tutti, per quanto riguarda l'educazione a questo software, quindi se avete desiderio di approfondire e realizzare dei corsi individuali o di gruppo, basta che ci contattiate e noi siamo qui anche per questo. I video non si fermeranno qui, ovviamente ci saranno tanti altri video su questo software perché ha delle potenzialità che mi hanno sorpreso, mi hanno colpito e sono stato entusiasta, ho insistito di essere coinvolto anche nel suo sviluppo da parte dell'azienda, proprio perché non si ferma la chirurgia, ma come potete vedere ha un modulo di protesi che sarà pronto più avanti, l'ortodonzia a breve, lo smile design è già presente e poi c'è anche il discorso dei provvisori sgusciati, modelli con sfilabili, l'articolatore virtuale, una chicca che sicuramente in futuro farà nettamente la differenza con tantissimi
disegnate di software, perché avranno anche non solo un articolatore fino a se stesso, ma un articolatore che potrà importare i movimenti reali del paziente. Quindi tanta tanta roba. Li faremo, li affronteremo un po' alla volta. Per il momento è tutto, io vi auguro come sempre buon lavoro, vi aspetto nei miei corsi e al prossimo video. Ciao a tutti!